Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Allora, siete pronti? Siete caldi? Tanto per citare la mia amata Madonna. Lo so, sono di un'altra generazione rispetto alla media di voi, ma non importa. Quello a cui voglio sapere se siete pronti è il download del nuovo sistema operativo Apple, l'attesissimo iOS 17. Quindi, ci siamo, no? Sta per uscire il giorno 18 settembre, probabilmente oggi se state vedendo questo video il 18 settembre, ieri se lo state vedendo il 19, l'altro ieri se lo state vedendo il 20 e così via. Come spesso accade, quando c'è il rilascio di un nuovo sistema operativo, non tutti gli utenti si fidano a eseguire l'aggiornamento subito, perché c'è un po' di diffidenza, specie per chi è utente Apple da un po' di tempo, si accorge che all'inizio magari il sistema operativo appena rilasciato può avere qualche bug, può avere qualche imprecisione nel funzionamento. E quindi ci si domanda: vale la pena di fare questa installazione di un nuovo sistema operativo quando magari questo potrebbe provocare qualche problemino nel mio dispositivo tanto amato? E soprattutto, perché? Che cosa dovrebbe darmi di più, di nuovo, di diverso questo sistema operativo iOS 17? La domanda che tutti quanti poi pongono più spesso in assoluto è: non mi farà per caso ridurre la durata della batteria? Benissimo, lo posso capire. Quindi andiamo a vedere adesso di dare una risposta a questi dubbi, andiamo a definire che cosa è utile fare prima di eseguire questo aggiornamento e cerchiamo di rispondere alle vostre domande principali. Ma prima di tutto la chiedo io una cosa a voi, indovinate? Aiutateci a far crescere questo canale. Come? Iscrivendovi gratuitamente, tanto a voi non costa niente, solo un clic dove vedete la scritta iscriviti oppure sul loghetto che vedete in fondo a destra nel nostro Apple Caffè. E se non lo fate, perché io vi vedo, vi tengo sotto controllo. Sono peggio del signor Google. E lo so chi è che di voi che passa da queste parti e si dimentica di iscriversi al canale. Non è carino, ma insomma, ma mi pare. Quando uno passa per la strada, ti conosce, non ti saluta. Non si fanno queste cose. Quindi iscrivetevi, mettete un bel clic su mi piace e pure sulla campanella, così verrete avvisati di quando pubblico un nuovo video. Ok? Vi aspetto. Fatto? Vabbè, per questa volta procediamo e andiamo a rispondere ai dubbi e alle domande di qui sopra. Innanzitutto, per quanto riguarda questo nuovo sistema operativo iOS 17, possiamo dire che le beta che sono state rilasciate, che io stessa ho testato per mesi finora, fino a ieri, che mi è stato rilasciato, non so perché in anticipo la versione definitiva di iOS 17, non capisco neanche se è come per magia oppure perché ho fatto da beta tester, comunque sia. Posso dire che più o meno grossi bug non è sembrato portarli. Queste beta sono state abbastanza stabili, quindi a maggior ragione suppongo che non ci siano chissà quali bug, quali difetti, quali malfunzionamenti nel download della versione definitiva di iOS 17, quella che viene rilasciata a tutti gli utenti, non solo agli sviluppatori, non solo per i beta tester, ok? Quindi su questo io mi sento di potervi dire di stare tranquilli. Forse le primissime, primissime beta che ho utilizzato nei primissimi mesi magari potevano avere qualche caratteristica di piccolo sovraccarico per la batteria che si scaricava un pochino più velocemente. Può essere, ma forse era proprio la prima o la seconda beta. Ormai devo dire che ho trovato un'assoluta tranquillità e stabilità nella ultima versione di questo rilascio di iOS 17. Per quanto riguarda le dovute cautele che dovete avere prima del download del nuovo sistema operativo, quali sono queste? Sono quelle di cui parliamo ogni anno. Comunque, che cosa dovete fare? Un backup. Dovete fare un backup di sicurezza del vostro dispositivo, in modo tale che qualsiasi possibile problematica, incidente o situazione da voi sgradita si possa creare con l'aggiornamento, questa sia facilmente ripristinabile perché avete il backup del vostro dispositivo. Come si fa il backup del vostro dispositivo? Ma c'è ancora chi lo fa tramite computer, quindi collega tramite il cavetto il proprio iPhone a il proprio Mac o il proprio PC Windows, quello però non c'è pericolo, non ce la faccio ad andarci su Windows, e seguendo le indicazioni che vengono date dalle impostazioni del computer si può archiviare i dati in un backup di sicurezza su computer. Ma questa non è ormai, non è più la forma più semplice, veloce e pratica per fare un backup di sicurezza del vostro dispositivo, poiché ormai quasi tutti utilizzano iCloud perché è una forma più immediata, semplice, veloce per archiviare i vostri dati, per registrare un backup del vostro iPhone. Come si fa con iCloud? Semplicemente andando nel
nelle impostazioni, toccando il vostro nome utente, aprendo le impostazioni di iCloud e andando nelle opzioni di backup e poi selezionando esegui un backup adesso. Se non avete mai usufruito dei servizi di iCloud e quindi non avete mai fatto questa archiviazione dati sul cloud, ragazzi, che vi devo fare? Che devo fare a fare l'iPhone di Apple? Nel senso, perché non vi dovete semplificare la vita? È una salvezza, è una mano santa. Se vi rubano l'iPhone, se... Vabbè, comunque sia, se non l'avete fatto, fatelo. Se non lo sapevate, sapevatelo una volta per tutte, ok? Attivate questo backup di iCloud. Potete farlo anche seduta stante, cioè lì per lì, in quel momento, anche se ne avete fatto uno mezza giornata prima, subito prima di fare l'aggiornamento ad iOS 17, rifatevi un altro backup di sicurezza, tanto è un semplice gesto. E se poi vi lamentate che non è possibile perché non c'è abbastanza spazio di archiviazione nel vostro telefono, e siete decoccio pure qua. Ragazzi, su, sbolognate un po' di roba inutile per fare questo aggiornamento, anche perché l'aggiornamento richiede un po' di spazio libero, di solito almeno 2 giga se non di più servono per scaricare e fare l'installazione del nuovo sistema operativo. Ora, a questo punto, se voi non volete fare nemmeno questo sforzo, che vi devo dire? Non aggiornate, rimanete come state, rimanete col telefono a gettoni, i gettoni. Dovete usare il telefono, non ci sono più i gettoni. Oppure, altra cosa, se non avete abbastanza spazio per fare il backup di sicurezza tramite cloud, perché? Perché già usate cloud, ma lo usate per un casino di altre cose, al punto tale che ormai siete sovraccarichi sull'account gratuito di iCloud che vi dà solo 5 giga di spazio disponibile per la vostra archiviazione. Ragazzi, scusate se ve lo dico, però... L'account gratuito di iCloud, ma che ci fate? Uno degli argomenti che sempre sottopongo a chi viene qui a fare lezione per l'alfabetizzazione digitale, e cioè l'unità di misura dei dati informatici, come funziona? Cioè, ragazzi, secondo voi 100 mega è tanta roba rispetto a 1 giga? Molti pensano che siccome 1 giga c'ha l'1 davanti, allora di meno, cioè, ma io ho 680 mega, c'ho un sacco di spazio. No, ragazzi, no, non è così, ok? Perché per fare 1 giga, arrotondando per difetto, ci vogliono 1000 mega, così come per fare 1 chilometro ci vogliono 1000 metri. Quindi, ragazzi, se ci avete 600 mega, non ci avete manco 1 giga, quindi dove volete andare? Ho capite questo? Se ormai WhatsApp la fa da padrona per la qualunque, per qualunque scambio di messaggi, di cose, di immagini, di video, di ricordi, se andate a vedere quanto spazio occupa il vostro WhatsApp, perché non l'avete mai liberato, vi conservate sempre tutto e non cancellate nessuna chat, manco valesse quanto, non lo so, il vostro 730, 740, ragazzi, andate a vedere WhatsApp quanto vi occupa, ditemelo, confessatevi, secondo me vi occupa più di 8-9 giga, ci scommetto quello che volete, ok? O se non avete mai cancellato la memoria cache del vostro YouTube, quanto state su YouTube? Vedete quanto vi pesa l'applicazione YouTube? Scommetto che vi pesa un botto, ok? Se siete messi così, ma come pensate di farvi bastare l'account gratuito di iCloud di Apple? Ma soprattutto, lo sapete quanto costa un abbonamento anche il livello base? Cioè lo step superiore a livello base di iCloud? 99 centesimi. Per avere 50 giga di spazio, ragazzi, cioè, ma che voi domandate pure? Ma attivate sta cosa, punto e basta. Voi adesso penserete, ah, ma perché lei ci guadagna qualcosa? No, io non ci guadagno niente. Io qualsiasi cosa di Apple guadagno soltanto dei grandissimi calci sul fondo schiena ogni volta. Allora, proprio l'Apple, già tanto che mi permette di esistere. Di solito non mi permette di esistere. Infatti mi bannano sempre, mi bloccano le live. E chi più ne ha più ne metta. Però... io sono qui, il mio mestiere è quello di dare dei consigli, un supporto tecnologico alle persone per imparare a utilizzare al meglio la tecnologia. E se questo meglio è pagare 99 centesimi all'Apple per poter fare backup di tutti i propri dispositivi sul cloud con ben 50 giga di spazio di archiviazione utilizzabile, beh, ragazzi, su, che ve lo chiedete a fare? Ora, ultima cosa, visto che l'ho nominata, come si fa a vedere quali sono le app che occupano più spazio?
Quello che vi ho chiesto di fare prima, andare a controllare quanto spazio occupa WhatsApp o YouTube nel vostro dispositivo o Facebook, come si fa? Andate nelle impostazioni del vostro dispositivo, andate nelle informazioni, andate su spazio iPhone, aspettate alcuni secondi, a volte minuti, che vengano caricate le app da quella che occupa più spazio a quella che occupa meno spazio. A quel punto da lì avete delle opzioni. Chiaramente se vedete che WhatsApp vi occupa tanto spazio, non potete certo eliminarla così col rischio di perdere dati importanti, messaggi importanti o ricordi importanti nei vostri scambi con i vostri amici e parenti o peggio ancora scambi di lavoro. Quello dovrete fare gradualmente da voi, di andare passo passo ad eliminare magari quelle chat di gruppo che non seguite neanche più e con tutti i loro dati. E magari di questo ne parleremo in un apposito video. Ma se andate a vedere YouTube, ad esempio, o Facebook, ad esempio, vedete che lo spazio che occupano è esagerato per quello che in realtà loro sono, perché comunque YouTube o Facebook in teoria non dovrebbe immagazzinare dei dati, dei messaggi che non potete ritrovare, perché comunque funzionano in streaming, quindi sono comunque informazioni che sono continuamente rinnovate ogni volta che voi accedete a quell'app. Niente può essere cancellato, a meno che non siate voi manualmente ad andare a cancellare qualcosa, qualche post, ma per esempio YouTube, dove siete spettatori passivi, non perdete niente. Però queste app immagazzinano tanto spazio di memoria cache, quindi diventano pesanti, molto più pesanti di quello che pesa l'app di per sé normalmente. L'app di per sé può pesare al massimo un centinaio di mega di base, e per quello che ho detto prima mi capirete, un conto sono i giga e un conto sono i mega. Ripetiamolo fino alla nausea: per fare un giga ci vogliono 1000 mega. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Quindi, se vedete che YouTube vi pesa 1 giga, 2 giga, mentre altre app vi pesano 200 mega, non è che YouTube vi occupi poco spazio. È normale che un'app possa pesare 100-200 mega, non di più, ok? Quindi, se vedete che YouTube o Facebook vi pesano tanto, andate a eliminarle. Le eliminate. Oddio, cosa ho fatto? Ma io voglio continuare a usare YouTube, io voglio continuare a usare Facebook. Certo, dopo le ristallate. Quando le reinstallerete, se tornate in questa schermata di informazioni del vostro dispositivo, noterete che, come per magia, occuperanno pochissimo spazio rispetto a prima, ovviamente. Avrete alleggerito in maniera considerevole il vostro dispositivo. Oh, meno male. A meno che voi queste app comunque non le abbiate proprio usate, e quindi se il vostro dispositivo è pieno, non è colpa di quelle app. Però andatevela a vedere questa cosa, ok? Fate queste operazioni di pulizia, alle quali potreste anche, per esempio, associare il fatto di eliminare fotografie o video dalla gallery di cui non ve ne può fregare di meno, oppure eseguire quell'operazione di ricerca dei doppioni delle foto che da iOS 16, se non lo sapevate, sapevatelo, potete fare in automatico col vostro iPhone senza utilizzare applicazioni esterne di terze parti. Non avete bisogno di niente, avete uno strumento nel vostro iPhone, nell'applicazione foto, che vi consente di individuare quei doppioni, quei file inutili di cui avete 450 versioni diverse. Ve le segnala se attivate questa opzione e deciderete voi quali di queste 450 versioni di foto o video diverse quale volete tenere e quale invece cancellare. Fatelo, liberatevi. Basta con questi pesi inutili, ok? Se l'ultima domanda che risuona in questo momento nella vostra mente è: vale la pena di scaricare iOS 17? Perché? Cosa ci offre di più? Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo sistema operativo Apple? Bene, di questo ne abbiamo parlato in precedenti video. Vi ho fatto anche un video appositamente dedicato alla funzione standby, che a me piace particolarmente, ma non c'è solo quella, ci sono altre novità che tra l'altro scopriremo in corso d'opera, nel senso che non tutte saranno presenti subito con il rilascio di questa nuova versione di iOS, ma saranno rilasciate nei mesi successivi. Diamo uno sguardo veloce in un'apposita pagina del sito Apple, quindi non c'è niente di trascendentale in quello che vi sto dicendo. La Apple sono mesi che sta elencando quali sono le novità di iOS 17. Noi adesso andiamo a dare una scorsa rapida, ma se volete vedere in funzione un po' di caratteristiche, andatevi a vedere il video che ho pubblicato il mese scorso. Vi faccio passare ora il link vicino alla mia capoccia e andatevelo a vedere, così almeno capite un po' se vale la pena, ok? Come vedete, avete adesso la possibilità di personalizzare le vostre chiamate, nel senso che potete scegliere come essere presentati, cioè quale sia il vostro volto, la vostra immagine da dare, da trasmettere, diciamo così, quando il vostro contatto riceverà la vostra chiamata.
Poi c'è una nuova funzionalità in messaggi molto carina per chi si dimentica sempre di avvertire la mamma che è arrivato a destinazione. La mamma, per modo di dire, può essere anche il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, il figlio. C'è una funzionalità per cui voi potete impostare che nel momento in cui raggiungerete quella determinata posizione, in automatico arriverà questo messaggio: sono arrivato, tutto bene, check-in. Ad esempio adesso con questa nuova funzione di trascrizione vocale, cioè in cui i messaggi possono essere trascritti se ricevuti via audio, in modo tale da poterli leggere anziché ascoltarli. Avete poi la possibilità di collezionare facilmente in un unico posto dove trovarli subito degli adesivi live, quelli che saranno o i vostri che avete personalizzato oppure quelli che scambiate più spesso, che utilizzate come preferiti nelle vostre conversazioni e che potete applicare anche al di sopra delle foto che vi arrivano per commentarli come reazione, eccetera. Sempre per quanto riguarda gli adesivi live, appunto, come già citato, avete la possibilità di crearli i vostri adesivi live personalizzati, andando a utilizzare appunto le vostre foto in modalità live. Per quanto riguarda FaceTime, si aggiunge una comoda funzione, diciamo così, di segreteria telefonica video, per cui se non è possibile ricevere una risposta alla propria videochiamata FaceTime, si lascerà un videomessaggio o un audiomessaggio. È possibile aggiungere degli effetti molto divertenti, diciamo in 3D, sfruttando la realtà aumentata. Quindi saremo circondati di palloncini, di coriandoli, di cuoricini, tutto quello che l'Apple mette a disposizione per rendere i vostri messaggi molto creativi. C'è poi la ormai nota funzione di standby, la modalità standby dell'iPhone, per cui quando viene messo in carica, girato in modalità landscape, vi offrirà tutta una serie di opzioni. Si potrà trasformare in un grande orologio con la grafica che volete, potrà mettervi a disposizione una serie di widget, di applicazioni in modalità semplificata, più grande, più comoda per essere attivata con pochi semplici tocchi, o in una cornice strade slideshow, o vi metterà a disposizione tutta un'altra serie di comandi e di widget, un po' come fosse un dispositivo Amazon Echo. Comunque abbiamo fatto un video apposito di cui vi faccio sempre comparire il link qui sotto questo video sopra. Un'altra funzione molto apprezzata in iOS 17 è la facilità, la rapidità migliorata per potersi scambiare immagini, documenti, file in modo rapido e automatico. Quindi ci sono due modalità, una per applicare la condivisione tramite AirDrop quando i due dispositivi sono vicini, in quel caso basta veramente avvicinarli e in automatico c'è questa possibilità di trasferimento dei file selezionati, delle immagini selezionate e quant'altro. Oppure c'è un altro trasferimento AirDrop che funziona a distanza, quindi tramite un collegamento internet, e che si instaurerà attraverso delle impostazioni specifiche tramite web. Questa però di funzione sarà disponibile più avanti, non subito, non appena uscito iOS 17. E poi, sempre sulla stessa logica di AirDrop, c'è la funzione Name Drop che vi consente di condividere contatti in un lampo, semplicemente avvicinando due dispositivi Apple. Un'altra funzione molto attesa è l'applicazione Diario, la nuova applicazione Journal, una forma di diario interattivo che voi potrete creare in maniera semplice, perché comunque avrete anche dei reminder per aggiungere dei ricordi e delle immagini facendo una composizione multimediale per tenere traccia delle memorie delle vostre giornate o settimane. Questa applicazione sembra molto promettente e piacevole per chi ama tenere traccia dei propri ricordi, ma sarà anche questa disponibile più in là, più avanti, non appena verrà rilasciato iOS 17. Ah, dimenticavo di dirvi che se vi state chiedendo con quali dispositivi, con quali iPhone sarà compatibile il nuovo sistema operativo iOS 17 o iPad OS 17 per chi ha l'iPad, eccovi la lista, mettete un fermo immagine e guardatela con attenzione. Quindi la cosa è assolutamente soggettiva e sta a voi adesso prendere la vostra decisione, ok? Bene, io spero che questo video vi sia stato utile, se così ditelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi invito a iscrivervi gratuitamente a questo canale, tanto basta un click qui sotto dove vedete la scritta iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E abbiamo anche un account Instagram che si chiama Apple Caffè Official, e poi potete anche iscrivervi al nostro canale Twitch, perché è lì che facciamo le nostre live proibite, quelle che non piacciono alla Apple perché ogni volta ci cazzia, detto proprio papale papale. Il nostro canale Twitch si chiama Apple Caffè Official, proprio come questo, potete iscrivervi gratuitamente anche lì. E poi non abbiamo più solo la pagina unilaterale Facebook, ma anche un gruppo dove siete voi a poter scrivere quello che volete sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn, e quindi se volete potete venirci a trovare anche lì. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.
Yeah.